Sono stato contattato da un ragazzo di nome Manuel. Mi ha chiesto di rendere pubblica la sua esperienza, perché voleva che le persone sapessero che cosa può succedere e che certe cose sono reali. Non era sicuro all'inizio di volerla divulgare, ma alla fine ha sentito che sarebbe stato meglio farlo. Questa è l'incredibile storia di Manuel. Tutto è iniziato quando mia mamma è andata per la prima volta a Medjugorje. Siamo una famiglia cattolica, ma inizialmente non eravamo così praticanti, specialmente io. Credevo al paranormale, ma non eccessivamente, e prima di ciò che sto per raccontare non mi era mai successo nulla. Quando mia mamma tornò dal pellegrinaggio, notai che in lei, nei suoi occhi, era tornata la felicità di un tempo, e pian piano trasmise a me e a mio padre questo riavvicinamento alla Chiesa, in una maniera assolutamente non forzata. Sentivo dentro di me una chiamata dal Signore e pian piano iniziai ad andare a messa e a dire il rosario una volta ogni tanto. Questo avvicinamento alla Chiesa, però, a qualcuno non andò bene. Infatti iniziarono ad accadere cose strane in casa. Una sera, a mezzanotte circa, mentre i miei stavano dormendo e io ero in salotto, notai con la coda dell'occhio una sagoma bianca correre nel corridoio. Questa sagoma, da quel poco che vidi, aveva le sembianze di un cane. Infatti, l'unica cosa che vidi fu la parte posteriore, ovvero le zampe e la coda. Non dissi nulla e andai a dormire. La giornata successiva passò normalmente e anche la notte andò bene, ma la mattina dopo, quando mi alzai per andare al lavoro, notai mia madre in cucina con gli occhi gonfi di lacrime. Le chiesi che cosa fosse successo, e lei inizialmente non volle dirmi nulla, ma poi ammise che durante la notte, verso le 3, si era alzata per andare in bagno e aveva visto un enorme cane bianco con gli occhi rossi, proprio dopo aver aperto la porta della camera. Sembrava pronto per saltarle addosso, così lei era tornata in camera chiudendo la porta e aveva notato che la creatura aveva smesso di emettere lamenti. Aveva infine svegliato mio padre, che non aveva sentito nulla, ed entrambi si erano messi a pregare. Nei giorni successivi avvennero cose stranissime in casa. Scarafaggi e insetti nei cassetti, tra l'altro puliti ogni giorno da mia mamma, strane ombre, lampadine che scoppiavano di continuo, rumori fra le pareti e strani rumori di passi nel controsoffitto. Una notte, mentre stavo per prendere sonno, sentii un rumore da dietro il cuscino. Era simile a quello del vento che passa fra gli spiragli di una finestra. Poi, all'improvviso, una forza invisibile mi strinse il collo, mentre il mio corpo era come paralizzato. In tutta la stanza vi era un frastuono terribile, e l'unica cosa che mi venne in mente in quella circostanza fu di pregare. Ero terrorizzato. La cosa curiosa era che in quel momento avevo totalmente dimenticato qualsiasi preghiera. Solo dopo alcuni secondi riuscii a ricordarmi il Padre Nostro, e quella cosa se ne andò. Tutto questo durò per qualche mese, fino a che, esausti, andammo dal nostro parroco dell'epoca, che era anche un esorcista. Ci tranquillizzò, dicendoci che Satana cerca di allontanare le persone dalla preghiera e dalla Chiesa proprio in quel modo. Sono chiamate vessazioni. Il cane bianco simboleggiava un messaggero, e se fosse stato nero, ci saremmo dovuti preoccupare di più. Questi fenomeni non si limitarono solo alla nostra famiglia, ma furono presenti anche in quella di mia sorella, proprio mentre si stavano verificando da noi. A lei andò un po' peggio. Aveva dei fenomeni poltergeist, ombre, a volte anche aggressive, e apparizioni inquietanti nel cuore della notte. Nel tempo, grazie alla preghiera, le cose sono migliorate, ma ogni tanto mi capita di rivivere qualche esperienza assurda. Credevo che queste cose potessero accadere solo nei film horror, ma ho visto e sentito io stesso questi fenomeni, e giuro, non lo auguro a nessuno. Aggiungo che quando andai dal parroco per un consulto, lo vidi impegnato in un esorcismo. Tornai subito a casa quel giorno. Era la prima volta che sentivo una persona posseduta. Era una ragazza di poco più di 20 anni. Sentii la sua voce sia prima che dopo, e il timbro che aveva durante la possessione, non era il suo. Sembrava quello di un uomo adulto. Impossibile cambiare in quel modo la voce.